Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Media Web Le Ali del Bruco. Torna a trovarci una persona che alla prima occasione che abbiamo avuto è stato veramente non eclettico di più. Abbiamo fatto una live di straordinario interesse con io mi ricordo di quell'appuntamento dove ha anche canticchiato una canzone che era diventata leggendaria, che poi l'ho vista circolare in rete quel pezzo, quello stralcio di live veramente bellissima sui False Flag. Naturalmente avete già capito di chi stiamo parlando, ma a presentarcelo sarà il nostro amico Giulio Tandiolo. Ciao Giulio, buonasera, come va? Ciao, buonasera, bene, bene. Chiaramente siamo... è una serata importante. Importante, poi io sono particolarmente felice perché essendo nato a Ostia e cresciuto in determinate zone ho, come dire... grande piacere a raccontare della vita di uno dei più importanti e vivi, intelligenti, aperti, intellettuali che il Novecento abbia mai conosciuto. Io, come dire, ti ringrazio perché questa puntata nasce da una mia passione e da una tua intuizione, e poi hai messo dentro a tutto questo calderone quello che è uno degli intellettuali che in qualche modo ha più preso il senso, il valore e il concetto stesso della cultura pasoliniana, alzandosi in piedi, dicendo ci sono, quindi andando verso i luoghi, esplorando e stando dalla parte molto spesso, quasi diciamo sempre, degli oppressi. E quindi grazie anche per aver invitato il nostro ospite Giorgio Bianchi. Buonasera Giorgio, grazie per essere nuovamente con noi. Buonasera Francesco, buonasera Giulio, buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Dire che la presentazione mi ha imbarazzato a dir poco, e quindi io diciamo che facevo il fotografo, perché ultimamente mi faccio di tutto tranne che le fotografie, non vedo l'ora in futuro di poter tornare a fare solo le fotografie e parlare con il linguaggio che mi è più consono. E diciamo anche perché da quando è iniziato il conflitto in Ucraina hanno parlato di me in tutti i modi, tranne che di me come fotografo, tranne che di me e del lavoro che ho fatto in 8 anni in Ucraina, a partire dai fatti di Maidan ad oggi. Sono uno dei pochissimi occidentali, uno tra i pochissimi veramente, che ha potuto documentare la genesi della crisi dall'inizio ad oggi. Andavo nelle università, nelle scuole, a raccontare di una terra che nessuno sapeva dove fosse sulla mappa, pensavano quasi che fosse un conflitto di fantapolitica, questo Donbass, che cosa sarà mai, che cos'è questa regione, l'Ucraina, si conosceva per i luoghi comuni sulle badanti e queste cose qui. Oggi sono diventati tutti espertoni, no? C'è gente che te la racconta, gente che viene da me e pretende di spiegarmi quello che è successo, no? Iniziano sempre con questa fase, c'è un paese invaso e c'è un invasore, ci sono degli invasati, io aggiungerei. Quindi che cosa vi devo dire? Sì, la presentazione mi imbarazza, ma quello che io spero che va cercato di fare a tutti i costi è di volare un po' più alto, come fece nel secolo scorso Pasolini, e cercare di intuire qual è lo schema generale, perché perdersi nei mille rivoli delle sottotracce, delle sottonarrazioni, rischia ogni volta di farci perdere dei pezzi per strada. Cioè noi dobbiamo vedere il grande schema che abbiamo davanti, che oggi è visibile. Noi oggi sappiamo chi fa parte della cupola del potere, che strumenti utilizza, ma soprattutto dove vuole andare, che poi sostanzialmente è quello che aveva intuito Pasolini quando diciamo quasi preconizzò diciamo il verminaio della loggia massonica P2, che è stata scoperta pochi anni dopo, diciamo, la sua morte, insomma. Francesco, proprio considerando invece, come dire, il momento in cui appunto Giorgio ci ha raccontato, io l'ho seguito io la sera su uno dei canali web che chiaramente più l'hanno visto protagonista, io tutte le sere aspettavo appunto
il racconto, la narrazione che arrivava sempre lucida, poi con questa faccia sempre, come dire, molto chiara, molto netta, non c'era da scherzare, si stava raccontando di vite umane, si stava raccontando di processi, come dire, assai complessi, Sì. che, come dice Giorgio, passano sopra le nostre teste, no? E lui non può fare altro che raccontarle queste cose, questo è il grande merito che c'ha. Io volevo proprio chiedergli, quello che era, perché Pasolini parlava molto spesso del rapporto tra centro e periferie, no? Ricordo anche su Petrolio, cioè lui racconta di questa massa di persone che dalla periferia si spostavano al centro, ed era un centro che offriva queste nuove possibilità di consumo dei merci, di beni, e a casa lasciavano invece quello che era un mondo. Dire, arcaico, un mondo tutto sommato anche coerente, no? Che avevamo ereditato e che andavamo perdendo. Allora io credevo chiedere a lui, visto che Pasolini anche si spostava costantemente per il mondo e nel terzo mondo, ecco a Giorgio, questa è la sua impressione tra centro e periferie del mondo, cioè come si è connaturata, come si è andata modificando anche avendo tu visto, viaggiato, visto conflitti, visto territori, come si è andata modificando? Qual è il senso appunto del centro e delle periferie oggi? Allora Giulio, allora, innanzitutto una notazione, tu prima hai parlato di complessità, no? Hai nominato questa parola magica, la complessità, no? Forse pochi ricordano che all'indomani del 24 febbraio uscì un articolo dell'Huffington Post in cui si diceva: quando ti rispondono che la situazione è più complessa, in buona sostanza voi siete di fronte a un putiniano, no? Cioè voi dovete rifiutare la complessità. Se uno ti dice la situazione è più complessa, quello è un putiniano. Perché la narrazione deve essere semplice, lineare, per bambini, infantile, Disney. Il buono è buonissimo, il cattivo è cattivissimo. Oggi, diciamo, l'imputazione di Vladimir Putin alla Corte Penale Internazionale serve proprio a questo, a riempire le pagine dei giornali e dire ci troviamo di fronte al nuovo Hitler. No, narrazione della Disney. Poi c'è qualche fenomeno che dà tipo Jacoboni, qualche altro commentatore di questi proprio con, diciamo, con la fascetta da kamikaze sulla testa, no? Così che addirittura parla già di criminale, cioè già hanno dato la sentenza, no? Cioè, addirittura c'è, cioè, qui già il tribunale è una farsa, poi aggiungiamo la farsa sulla farsa, perché già danno la condanna, cioè neanche il processo veramente altro che kafkiano. E quindi a me una volta mi chiesero, per esempio, sul conflitto siriano, che ricalca molto, io l'ho seguito anche il conflitto siriano, no? Mi chiesero in che cosa si differenzia il conflitto siriano. Dovevo presentare il mio libro su Radio Rai 3 in una trasmissione, no? Io a questo conduttore gli avevo detto: guarda, ma sei sicuro? Perché questa cosa l'aveva organizzata la mia casa editrice. Sei convinto di fare questa cosa? Perché ricorreva l'anniversario di 10 anni del conflitto siriano. Ho detto: guarda, cioè, tu la sai la mia posizione. Cerchiamo, io sono anche disposto a essere molto più ecumenico, cioè, no, no, la mia trasmissione è libera, parliamo in diretta, eccetera. Poi dalla diretta siamo finiti a 3 domande registrate su WhatsApp, e alla fine di queste 3 domande su WhatsApp ne ha mandata una sostanzialmente. Una di quelle che è stata cassata era questa, appunto, in cui mi si chiedeva in che cosa il conflitto in Siria ferisse dagli altri conflitti. Io ho detto: guarda, i conflitti sono tutti uguali, tutti hanno lo stesso carico di orrore, di distruzione, di devastazione e quant'altro. Questo si differisce per la narrazione, perché mai un conflitto è stato raccontato in maniera così sfacciatamente parziale. Cioè, una narrazione proprio da bambini. Io feci l'esempio del Robinson Crusoe, no? Tu prendi questo, del Conte di Montecristo, un libro di 1.000 pagine, in cui ne avevo regalato una versione a mio figlio che aveva 10 pagine, tutte colorate, con 4 righe di testo: il cattivo è cattivissimo, il buono è buonissimo, e poi alla fine e tutti vissero felici e contenti. Quello che ci raccontano oggi sono appunto delle narrazioni per bambini, per un pubblico adolescentizzato sostanzialmente. Lo vedete, è proprio una fiaba. E poi quando parlate con questa gente, quando vi raccontano e vi ripetono a pappagallo, tipo novelli Corvi Rockefeller, quello che la televisione gli dice, quando tu approfondisci 5 minuti ed esci fuori dal canovaccio generale che gli hanno dato i media, li vedi proprio a naspare, a negare, perché poi sostanzialmente non hanno nulla, cioè non sanno nulla. E
Ed è ovvio che ti dicono che questi cercano di far capire che il conflitto è iniziato il 24 febbraio, ci scordiamo cosa è stato Gorbaciov, ci scordiamo che cosa è stata la rivoluzione arancione del 2004, ci scordiamo cosa è stata Maidan, ci scordiamo i cecchini beccati da Gianni Galessin che avevano sparato sulla folla e sulla polizia, ci scordiamo Poroshenko che aveva detto mentre i nostri figli andranno a scuola i vostri figli vivranno negli scantinati e li ha fatti vivere negli scantinati, io l'ho documentato, i massacri, il fatto che non ci sia stata un'operazione massiccia di pulizia etnica proprio perché a fianco c'era la Russia e avevano paura di questa cosa qui, no? E la diplomazia che ha messo in campo la Russia, le dichiarazioni di Hollande e della Merkel che ci dicono che i trattati di Minsk sono serviti per armare all'Ucraina, cioè ci siamo scordati Prendere di tempo e tutto armare l'Ucraina. questo, prendere tempo, e poi alla fine scopriamo che c'è un pazzo in Europa che vuole arrivare a Lisbona. Cioè, e di fronte a questo tu alzi le mani. Poi comunque non mi voglio sottrarre alla domanda perché la domanda è molto interessante e apre lo spiraglio a mille rivoli di discussione. La prima cosa che mi viene in mente parlando di centro e di periferia è le dichiarazioni di Borrell, no? Quando disse che l'Europa è un giardino e dall'altra parte c'è la giungla, no? Perché la visione di questi personaggi è una visione neocoloniale, no? Cioè loro sono convinti che loro hanno questo afflato civilizzatore, no? Ma pure quando cioè, le potenze occidentali hanno colonizzato il pianeta, gli inglesi hanno colonizzato il pianeta, quello che vendevano al pubblico era un'opera di civilizzazione. Dice, di là ci stanno i selvaggi, no? Purtroppo per civilizzarli ogni tanto ci scappa qualche morto, però diciamo il nostro fine è un fine elevato, no? Perché noi abbiamo un destino manifesto ereditato poi dagli Stati Uniti d'America. E quindi e oggi noi abbiamo altro che una riedizione di questo tipo di mentalità, no? Cioè, anziché civilizzare, oggi noi intendiamo democratizzare, dove per democratizzare si intende appunto civilizzare, che è lo stesso identico concetto. Però quello di cui non ci siamo accorti è che la periferia è diventata il centro e che il centro è diventata la periferia. Cioè, noi oggi siamo fuori da tutti i giochi. Cioè, oggi si sono incontrati a Mosca Putin, Xi Jinping e leader di 40 paesi africani. Cioè, noi non è che li abbiamo chiusi fuori, siamo noi che ci siamo chiusi dentro. Cioè, il prossimo muro che separerà la nuova cortina di ferro non vedrà loro fuori, cioè loro chiusi dentro e noi fuori a divertirci e a crescere, ma ci vedrà a noi chiusi dentro in un lager a cielo aperto. I Vopos spareranno a quei poveracci che tenteranno di scavalcare il muro per andare a est a cercare lavoro, a cercare condizioni di vita più dignitose. E sempre rimanendo nel discorso del centro e della periferia, è evidente, dopo la pandemia, dopo praticamente un anno di escalation del conflitto, noi ci siamo resi conto che praticamente nel centro delle città, dove oggi si votano i partiti progressisti, dove si votano i centri destra, i centri sinistra di governo, eccetera, si hanno delle opinioni che sono perfettamente, coerentemente allineate con la propaganda. Mentre se tu vai nelle periferie, se tu scendi ed entri in contatto con la gente, trovi quella stessa realtà che poi in passato trovava Pasolini, cioè trovi quella che noi potremmo, qualcosa che si avvicina molto di più alla verità, all'essenza della vita, perché questa gente del centro città oramai vive una vita completamente teorica, cioè non hanno più attinenza con la realtà, cioè loro studiano per tutta la vita sui libri, fanno le università, vanno a lavorare per le multinazionali o vanno a lavorare per lo Stato e non entrano mai in contatto con la vita vera, con il lavoro vero, con i problemi veri. Oggi non c'è più nessuno che fa impresa, i giovani non fanno impresa. Come fai a conoscere il mondo del lavoro se tu non fai impresa e non entri nei meccanismi fini del lavoro? E quindi in un mondo del genere, completamente astratto, è chiaro che chi costruisce immagini, chi costruisce immaginari, chi costruisce questo mondo di cartapesta, ha gioco facile. Poi dall'altro lato ti ritrovi chi utilizza ancora l'acciaio e il piombo, che paradossalmente vince la guerra delle chiacchiere, perché le chiacchiere, parliamoci chiaro, è sempre aria che si muove. Poi dopo, alla fine, quello che conta è fare impresa, produrre lavoro, produrre merci e, in caso di conflitti, fare la guerra è guerreggiata. Perché con le chiacchiere non si può vincere nulla, non si può fare nulla. Cioè, noi stiamo vivendo in un mondo completamente immerso nelle chiacchiere. Chiacchiere dalla mattina alla sera. Chiacchiere che creano immaginari per chi ci crede e che a un certo punto si ritrova a vivere in un mondo parallelo completamente scollegato dalla realtà. E gli altri che fanno? Crescono,
acquisiscono benessere, acquisiscono il controllo del mondo, perché questo sta succedendo, perché l'Occidente l'ha perso il controllo del mondo, e quello che noi stiamo vedendo è l'impero dell'Occidente morente, che aveva convinto di aver vinto la guerra fredda, non ha capito che aveva vinto il primo tempo della guerra fredda, ma adesso sta iniziando il secondo tempo della guerra fredda. E noi ci ritroviamo con un mare di carta straccia, con un mare di disoccupati, senza aziende, ricoperti di debiti da capo a piedi, con delle leadership completamente inadeguate, inopportune, imbelli, e con dei giovani che sono completamente schiantati e tagliati fuori da tutto. Voi guardate un qualsiasi moldavo, un qualsiasi romeno, un qualsiasi ucraino che arriva qui in Italia a lavorare. Dopo una settimana lavora, dopo un anno si mette in proprio e si apre l'impresa. Sì, sì. Senti, scusami, Giorgio. Mi piace, perché Giorgio c'ha questa rara capacità di mettere subito, come si dice, i piedi nel piatto. Cioè non è uno che dice, no aspetta, adesso mi faccio un giro e comincio a dire che ieri... No, cioè subito entra e interviene come si deve fare a gamba tesa. E la questione che lui pone è la questione di un potere che sta in continua trasformazione e che adesso probabilmente è arrivato, come dire, ad una sorta di stato di criticità che diventa molto pericoloso, che diventa assai pericoloso. Quando ci siamo sentiti, ci siamo detti alcune cose velocemente, l'idea, ecco, quello che mi era rimasto è che di riprendere, no, quel ragionamento che lega il vecchio mondo a questo contemporaneo. Cefis interviene all'Accademia di Modena, era stato un ufficiale, e in quel discorso del 74, 72. Lui, 72, esatto, lui praticamente fa una sorta di elogio alla multinazionale, cioè dice la vostra patria, dice in qualche modo la vostra patria sarà le multinazionali. Le multinazionali in effetti hanno creato una sorta di reticolato del mondo, no? E lo hanno reso immobile, asfittico, hanno controllato tutto. Quello che è successo adesso, volevo sapere se condividevi o se, perché poi ha a che fare con tutto quello che hai detto, impresa e varie altre cose, e il mondo che si sta spaccando, è che improvvisamente queste multinazionali hanno perso anche loro il loro senso, il loro valore, no? La loro forza, e sono diventate parte integranti di 3 o 4, 5, 6, 7 fondi al mondo, di cui conosciamo i nomi, di cui conosciamo anche i volti, di cui conosciamo anche... E queste multinazionali, come dire, sono aggregate, conglomerate dentro questi pochi fondi, e sono le multinazionali della chimica, le multinazionali della farmaceutica, che poi, come dire, vanno a braccetto sul controllo della nostra salute, anche dell'agricoltura, del petrolio, dell'energia e soprattutto, in modo esagerato, della comunicazione, che chiaramente serve, e quello Pasolini lo diceva, no? L'informazione è stata una delle grandi rivoluzioni che questi hanno fatto. Allora volevo capire come vedevi tu questa trasformazione, cioè queste multinazionali che lentamente sono diventate invece delle piccole scatole nelle mani di 4, 5, 6 fondi che hanno controllato. E se questi fondi adesso sono arrivati, come aveva anche già previsto Pasolini, sono arrivati a una sorta di capolinea, il che potrebbe far diventare anche la situazione molto pericolosa. Ecco. Allora, il discorso di Cefis all'Accademia di Modena del 72 fu centrale per lo sviluppo del pensiero pasolinano, tant'è che lui ne rimase sconvolto e tant'è che lui ci costruì petrolio attorno sostanzialmente, perché come ha giustamente riportato il professor Porta, Sergio Porta, una persona, un caro amico e studioso di Pasolini, in una conferenza che abbiamo fatto, in diverse interviste che abbiamo fatto insieme, l'opera di petrolio doveva ruotare attorno a questi discorsi di Cefis, di cui uno era appunto quello dell'Accademia di Modena, e che dovevano essere proprio, l'opera doveva essere simmetrica rispetto a questi discorsi, e che dovevano essere posti esattamente al centro del romanzo Petrolio, che lo ricordo è stato altro che un tentativo interrotto dall'omicidio di Pasolini, perché non è mai stato completato, di spiegare al lettore profano, di dare gli strumenti al lettore profano per comprendere l'architettura generale del potere.
attraverso la forma della narrativa, quindi trovare un mezzo che fosse comprensibile dalle persone per poter spiegare qualcosa che apparentemente è molto complesso, ma che nella logline, nella sinossi, nell'abstract, in realtà è molto semplice. Il discorso di Cephis è molto interessante anche perché ci descrive quale sarà il soldato del futuro. Cioè, io ve la dico veramente in soldoni, il soldato del futuro non porterà più in mano il mitra, o meglio, il mitra oggi, l'AK-47 o gli altri tipi di fucili automatici, li portano in mano i fanti, che sono utilizzati soprattutto come proxy nelle guerre. No, la guerra in Ucraina non è combattuta dalla NATO, la combattono i poveri ucraini, che vengono utilizzati appunto come proxy, come carne da cannone, con quelle armi, spesso Kalashnikov, sì, adesso sono stati anche armati dalla NATO, hanno anche armi più moderne, ma che di fatto sono completamente inefficaci per la guerra moderna, che viene combattuta completamente con altri metodi, senza contare poi l'utilizzo smodato dell'artiglieria da parte dei russi, perché è vero sì che i russi sono in inferiorità numerica rispetto agli ucraini e questo comporta delle difficoltà, eccetera, ma la quantità di proiettili che sparano giornalmente i russi è qualcosa di non comparabile lontanamente con quelle che utilizzano gli ucraini, e la maggior parte dei morti in questo tipo di conflitti vengono proprio fatti dall'artiglieria. E quindi le cifre che stanno girando e continuano a dire, no, 120.000 morti ucraine, 200.000 russe, no? Sono delle cifre che secondo me del tutto sparate a caso, perché se andiamo a contare i proiettili sparati dai russi e quelli sparati dai ucraini, quantomeno questi numeri sono opposti, anche perché Ursula von der Leyen recentemente si fece scappare quei 160.000 morti, e parliamo di diversi mesi fa, quindi io penso che gli ucraini siano abbondantemente arrivati a 200.000 morti, per non contare poi i dispersi, i feriti, i prigionieri, i mutilati e quant'altro. Ma non è questo il punto. Cioè Cephis diceva che il soldato moderno doveva essere sostanzialmente un tecnico, cioè doveva essere un soldato che avesse che sapesse maneggiare le nuove magie. Quindi quando noi oggi dobbiamo pensare a un soldato moderno, noi dobbiamo pensare a un soldato moderno che sa gestire l'arma più potente che ha in mano oggi, diciamo, l'Occidente, che è quella della propaganda. Quindi sapersi inserire all'interno delle conversazioni, dei gruppi, saper manipolare l'opinione pubblica sui social, saper creare contenuti da zero, saper utilizzare i sistemi come Prism che controllano Eiselon in passato, ma anche quello è stato superato, che erano in grado di intercettare e ascoltare quasi tutte le conversazioni, entrare dentro le mail, perché oggi il vero petrolio, no? La vera ricchezza, il vero uranio impoverito che produce le armi oggi sono le informazioni, perché avere in mano le informazioni consente di creare degli scenari, consente di prevedere, consente soprattutto di creare quella realtà manipolata che poi è quella che di fatto orienta l'opinione pubblica e fa accettare delle decisioni che in condizioni normali sarebbero inaccettabili. Le multinazionali. Le multinazionali oggi sono il modello dello Stato contemporaneo. Cioè oggi si vuole lo Stato contemporaneo che assomiglia a una multinazionale. Cioè oggi le costituzioni si stanno lentamente trasformando nella policy, no? Delle regole della community. Cioè noi di fatto oggi non abbiamo più costituzioni, ma abbiamo delle regole della community. Oggi noi ci comportiamo all'interno di uno Stato così come ci comporteremmo se fossimo degli impiegati di una multinazionale. Il politically correct, no? Voi provate a esprimerti in modo sbagliato all'interno di una multinazionale. Lettere di richiamo, buttato fuori e via. I ritmi di lavoro, la concezione del lavoro, la concezione della dignità dell'individuo e del lavoro. No? La privacy. Io quando vado in banca, no? Certe volte entro dentro e mi trovo il monitor di quella poveraccia che sta rispondendo al telefono. Cioè loro ti fanno vedere che sta lavorando. Cioè sembra un animale da laboratorio. Io la volta che la vedevo questa signorina truccata, carina, piacente, che parlava al telefono, io stavo lì e facevo la fila, non vedevo solo muoversi il labiale, loro mi stavano dimostrando che il loro dipendente stava rispondendo al telefono. Cioè, e tutto questo è accettato, tutto questo è normale. Cioè, la dignità dell'individuo non esiste più. Cioè, io sono stato in ospedale adesso, sono uscito 2 giorni fa, sono stato 3 giorni. Io vi dico che l'ospedale oggi è un lager.
Cioè, l'ospedale oggi è un luogo dove tu sei un pezzo di carne con un numero attaccato sopra. Cioè, non ci sono le coperte, non c'è l'acqua. Cioè, l'acqua devi prendere quella del rubinetto. Se chiedi una coperta, non hanno una coperta. Gli chiedi hai del dolore, ti danno la tachipirina. Cioè, chiami nella notte un infermiere, senti lo sbuffo del disappunto da 50 metri di distanza. Cioè, oramai è tutto completamente svuotato di senso ed è tutto partito da lontano e noi oggi abbiamo accettato tutto questo. Abbiamo chi ancora c'ha l'acqua alle caviglie, che sta un po' più in collina, che si sente privilegiato, no? E vede quelli con l'acqua alla gola o con l'acqua sopra il naso e dice: ma sai, per fortuna ancora non è capitato a me, no? Come durante la pandemia. Prima vennero a prendere i sanitari, poi vennero a prendere i dipendenti pubblici. Poi vennero a prendere gli over 50, no? Intanto l'acqua saliva, l'acqua saliva, l'acqua saliva. E tanto chi stava in alto diceva: sì, vabbè, ma tutto sommato, no? Questi prendono, tagliano a fette la società e ne cuociono una fetta per volta. Poi alla fine hanno cuotto tutta la società e noi non ce ne siamo neanche accorti. E tutto questo è partito, cioè il concetto di multinazionale. La multinazionale non è altro che un'arma economica. Un'arma economica che penetra nel tuo paese. E piano piano sottrae fette di mercato a tutta quell'economia locale, nazionale, che è vero sì era tumultuosa, è vero sì che barava, è vero sì che evadeva, è vero sì che quasi, ma produceva una ricchezza che rimaneva nel paese ed era gestita da gente del paese. Hanno creato poco poco delle piano piano delle regole così stringenti che hanno messo completamente fuori gioco la piccola e media impresa locale per favorire il grande predatore. Il grande predatore che ha le regole scritte apposta per se stesso, perché se domani potranno lavorare solo quelli che hanno le quote di CO2 a posto, è chiaro che domani lavoreranno solo le multinazionali perché le regole se le sono scritte secondo loro, piantano 100.000 alberi in Amazzonia e stanno a posto. E il piccolo imprenditore che fa? Va a piantare piante in Amazzonia? No, compra da loro le quote di CO2 e si mette fuori mercato. A quel punto la multinazionale subappalta al massimo ribasso a questi poveracci. Questi poveracci per starci dentro fanno i lavori da cani per crearsi il margine e quindi il degrado si accumula, si accumula, si accumula, le multinazionali si ingrassano, si ingrassano, si ingrassano, senza contare che se poi arriva il periodo di crisi, tanto c'è la borsa che pompa denaro creato dal nulla e salva le imprese multinazionali mentre i piccoli falliscono e vengono acquisiti. Cioè, che cos'è Amazon se non il nulla della storia infinita che avanza e fagocita il piccolo commercio? Ma l'abbiamo favorito tutti noi. Quello ha potuto lavorare per anni a perdita, perché tanto c'ha la borsa che lo rifornisce. Si è creato la situazione cre ideale, ha messo fuori mercato tutti gli altri e poi alla fine detterà lui le sue leggi. E poi alla fine ti viene a fare la morale su ACO2 quando si costruisce un panfilo di non so quanti metri che hanno dovuto modificare la banchina di Rotterdam per costruirlo. Perché poi, perdonatemi il termine, no, volgare, questi ti pisciano in testa e ti dicono che ti pisciano in testa. E quelli sotto aprono la bocca e dicono: io ancora, ancora. Perché è così quello che sta succedendo. Cioè, io sinceramente boh, non lo so. E noi stiamo accettando Senti, tutto questo sì. Senti, passivamente, senza colpo ferire. Giorgio, se portiamo all'estremo questo ragionamento, possiamo immaginare che le multinazionali di per sé diventeranno i perimetri dei nuovi stati? Cioè, dentro, tu hai prospettato dentro delle regole che sono quelle del social media, dentro quel sistema di compravendite, si muove ormai gran parte dell'umanità. Ci proiettiamo in avanti e guardiamo a questi grandi contenitori, non più come confinati all'interno di un metaverso, multiverso, quello che vuoi, ma che poi prende piede nella società reale. Possiamo immaginarli come i prossimi futuri stati, cioè io appartengo a Facebook, io appartengo a YouTube, io appartengo a Instagram, estremizzando, diciamo. Ma noi dobbiamo già immaginare, io ho studiato biologia, no? Sì. Quindi ho studiato l'evoluzione, no? E ho studiato i superorganismi, per esempio. I Sì. superorganismi sono quelle società evolute come quelle delle api, delle formiche, Esatto, sì. no? La società degli esseri umani di fatto è un superorganismo, no? Quella che è stata creata dalle multinazionali e dalla finanza, che secondo me non sono lo stesso fenomeno, sono due fenomeni che viaggiano in parallelo e non sono l'uno che ha fagocitato l'altro, secondo me, ma sono due entità che lavorano su piani diversi. La multinazionale lavora più sul piano materiale, mentre la finanza lavora più sul piano immateriale, ma fanno parte dello stesso organismo, che ha già parassitato completamente le nostre società e ne ha preso ampiamente il controllo.
perché le multinazionali drenano ricchezze dal tessuto produttivo, lo riversano nella finanza, che a sua volta lo riversa verso di loro, trasportandole da una multinazionale all'altra, no? Dove è più conveniente, dove serve, dove occorre tappare i buchi, no? E tutto quello che ne sta facendo le spese è il mondo reale in Occidente. Nel resto del mondo, nella periferia, nella giungla, questo ancora non sta avvenendo. Questo ancora non sta avvenendo perché c'è uno Stato che fa da regolatore, che cerca di bilanciare tra i pesi massimi, che servono anche loro da utilizzare come player globale, e i piccoli, che sono quelli che consentono di portare avanti ancora una politica nazionale e una crescita reale dell'economia. Cioè, noi in realtà, cioè, ci stiamo suicidando da soli. Cioè, quando si parla di decarbonizzazione, quello che non è stato, a me non interessa, c'è il riscaldamento globale, c'è, non c'è, di origine antropica, non è di origine antropica, il virus c'è, non c'è, è naturale, è il pangolino, è il pipistrello, non conta nulla. Quello che conta e che va analizzato sono le risposte che si pretende di dare a questi problemi, che sono sempre risposte che sono state preconfezionate, stabilite dall'alto, che trasferiscono il conflitto da verticale ad orizzontale. Quindi tu non hai più un conflitto nei confronti di detentori di capitale, ma il tuo nemico diventa il tuo vicino di casa, no? Si è perso completamente il senso di chi è il nemico. E man mano che noi continuiamo a girare in tondo, nel momento stesso in cui continuiamo a deindustrializzarci, continuiamo a perdere potere, continuiamo a perdere competitività, continuiamo a non capire chi sia il nemico, ci facciamo la guerra tra di loro: Provax contro Novax, LGBT contro euro, etero, vecchi contro giovani. È tutta una guerra all'interno dei maschi contro femmine, no? Noi ci facciamo la guerra tra di noi, abbiamo dei partiti che rappresentano queste istanze di cartapesta, mentre i temi generali e globali non vengono più toccati da nessuno. E questa è la situazione nella quale ci troviamo. È così, passo dopo passo, dopo passo, noi stiamo procedendo verso la meridionalizzazione dell'Occidente. E quando io parlo di meridionalizzazione, utilizzo un termine preciso. Perché noi non ci dobbiamo scordare che cosa è successo in Italia nel dopoguerra. In Italia c'è stato un boom tumultuoso, soprattutto nel nord, qualcosa nel centro, mentre il sud è rimasto completamente arretrato e lasciato indietro. Voi direte: è stato un caso? Dice: peccato, perché se avessero industrializzato anche il sud, l'Italia sarebbe stata superiore al Giappone. Dice: ma perché questo non si è fatto? Non si è fatto perché se si fosse industrializzato pure il sud, l'Italia sarebbe diventata come il Giappone, il che sarebbe stato un problema enorme per gli equilibri globali, ma soprattutto. Il Partito Comunista arrivava al 90% perché nelle fabbriche il padrone è uno, i quadri saranno un centinaio, gli altri 40-50 mila erano operai e votavano tutti il Partito Comunista. Quindi a Sesto San Giovanni il 90% votava comunista, al sud si votavano i partiti di governo e la Democrazia Cristiana in primo luogo, no? Quindi quando tu non crei sviluppo e crei dipendenza dalle istituzioni centrali, quindi quando tu meridionalizzi, crei una situazione tale per cui la popolazione è più ben disposta verso il centro di potere, perché il centro di potere è quello che ti dà da mangiare. Quindi, nel momento stesso in cui saranno desertificati i tessuti produttivi dei paesi manifatturieri d'Europa, Germania, Italia e in parte anche Francia, la Grecia, non ne parliamo più, oramai la Grecia è un cadavere che cammina, quello che succede è che tutte queste strutture saranno dipendenti dagli organi centrali. Dagli organi centrali. Quindi tu avrai masse di disperati a reddito di cittadinanza, la cui vita e la propria cittadinanza sarà condizionata da chi poi di fatto ti fornirà il denaro per sopravvivere. Allora alla fine ci avrai vestiti di lana mortacina, ti mangerai i grilli, perché con quei soldi che cosa ti puoi permettere? E quindi loro ti stanno preparando alla miseria. E tu non la sentirai come un peso, no? Perché tanto non sei più abituato a fare impresa. L'uomo di successo è visto come un ladro, un assassino, uno schifoso, eccetera. Chi fa impresa è un ladro, è un evasore e tutto il resto. L'uniche persone che vanno bene sono i vegetali che non consumano, anzi, meno male, se emettessero anche un po' di ossigeno, sarebbe quindi le piante. Se l'uomo si fosse trasformato in una pianta sarebbe anche meglio. Che non costruiscano una famiglia, perché la famiglia costa, i figli, magari uno per i figli sarebbe disposto a fare sacrifici e fare anche qualcosa di più, avere un avanzamento, avere una crescita. E quindi niente, attaccati alle serie televisive, attaccati ai dispositivi elettronici, ed è questo è quello a cui ci stiamo preparando. E la propaganda ce lo dice tutti i giorni, cioè dovete diventare delle piante, Sì. dovete, il vostro paese deve diventare una Grecia. Il modello ce l'hai, la Grecia. La Grecia la vogliono in Italia, la vogliono in Germania, la vogliono in Francia, la vogliono in Spagna.
dipendente dai governi centrali, zitto e mosca. Giorgio, io continuo a fare un parallelo che è efficace e funziona tra te e Pasolini, non per creare, come dire, così, visioni facili, sono poi estremamente facili, però questa foga che c'hai è, come dire, è veramente molto coinvolgente. E quindi vorrei continuare a ragionare prendendo spunto dal poeta e arrivare poi all'altro intellettuale contemporaneo e dire Pasolini scriveva nei suoi scritti corsari a cosa è dovuta questa omologazione? Lui parlava appunto, no, di questa costrizione intorno alla quale ci hanno chiuso un po' tutti quanti. E lui dice: scrivo potere, e lo scrive con la P maiuscola, solo perché sinceramente non so in cosa consista questo nuovo potere. E chi lo rappresenti? Allora, io dico a te, e dico un po' in generale, faccio la domanda un po' a tutti noi: questo potere adesso si è mostrato, ha mostrato il suo volto, o ancora, come dire, nascosto, occulto dietro le multinazionali, dietro i fondi Vanguard, BlackRock e tutti quelli che conosciamo, è ancora nascosto, ancora occulto, oppure si è mostrato, ha fatto vedere quella che è la sua Sì. C'è immagine. un altro livello praticamente ancora dietro Sì, è questo. questo, se parliamo di un altro livello, perché ogni volta sappiamo appunto dallo stesso Borsellino, Falcone ne aveva parlato, no? Dice, c'è un livello più alto, diceva Buscetta, dove non ti posso portare, oltre quello non possiamo andare, perché sopra c'è qualcosa che non potresti neanche, come dire, sopportare, tanto è. Allora mi chiedo, ha già mostrato il suo vero volto o continuiamo a saperlo più? Dalla tua esperienza, da quello che hai visto girando per il mondo. Allora, guarda, io durante la pandemia soprattutto, che è stato l'evento che mi ha più sconvolto e che ho vissuto veramente con enorme sofferenza, io prima della pandemia mi ero ritirato in campagna, vivevo in un borghetto medievale in mezzo a un bosco, facevo tante passeggiate, dormivo tanto, scrivevo tanto, riflettevo tanto, ogni tanto tornavo a Roma, facevo degli appuntamenti e poi come potevo me ne riscappavo lì, no? Vivevo da solo, sono stato da solo tanto tempo. E pensavo che lì non potessero raggiungerti, no? Pensavo lì di essere al sicuro. Vedevo, intuivo che c'erano delle cose che non andavano, che non funzionavano, molte cose non le capivo. Dopo vi citerò un esempio, no? Ma era più che altro a livello inconscio, no? E pensavo lì di essere al sicuro. Dopodiché è avvenuta la pandemia, no? E lì mi sono reso conto che non esiste un angolo del mondo dove loro non ti possano raggiungere. Cioè, quella per me è stata la manifestazione vera del potere. C'è un potere che può arrivare ovunque, che non c'è un angolo di... Io sono stato all'estero recentemente, in Africa, e in un posto sperduto dove non c'è nulla e per terra scoloriti ci sono ancora le insegne del distanziamento. In un posto dove non ci sono le fognature, dove dei bambini di un orfanotrofio sono stati reclusi per 2 mesi per il lockdown. Dove obbligavano di portare le mascherine all'aperto in un posto dove c'è vento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Cioè sono arrivati anche nell'angolo più remoto del pianeta. E lì ti rendi conto che sostanzialmente non c'è scampo. In quel momento io mi sono sempre, avevo in testa, non so, ve lo ricorderete sicuramente perché va in onda ogni Natale, quel film La poltrona per due, no? Di quei due vecchietti che fanno la scommessa e prendono Eddie Murphy e Danny Aykroyd e gli fanno scambiare i ruoli, no? Uno lo trasformano il povero nel capitano d'impresa, nel manager, il manager nel povero, no? Per puro divertimento. E io mi immagino chi gestisce veramente il potere, no? Quando si è vista quella scena abominevole al lab vaccinale di Bologna, quando hanno aperto lab e si è vista quella mandria di bovini che si sono accalcati. Capigliati, calpestati per andare a fare il vaccino. Ma come? C'hai paura del contagio? T'hanno detto la distanza e t'hanno detto tutto, e pur di farti il serio, stai lì in mezzo a 1.000 persone, cioè che se lì c'era uno contagiato li stendeva tutti simultaneamente. Cioè, lì si è visto proprio, sembrava la scena del Corral, no? Quando il cowboy spara e vedi i manzi che si buttano nell'imbuto, no? Dove poi verranno legati e marchiati a fuoco.
E lì ho visto questa scena, ho visto questi video, mi immaginavo questi personaggi quando vedevano, che ne so, Pregliasco che parlava di fare l'amore per 15 minuti con la mascherina, meglio se si utilizza il growly hole, meglio se da dietro perché così lui respira davanti. Cioè, io penso che... No, no, guarda, A distanza, mi no. raccomando. Vabbè, ma quello poraccio è una donna, penso che adesso, forse perché ha visto qualche soldo, cioè, vabbè, però perché comunque, cioè, voi capite, no? Cioè, voi vi immaginate chi gestisce il potere? Cioè, è chiaro che tu perdi qualsiasi dignità. Cioè, tu oramai loro ci vedono come degli scarafaggi, come dei criceti, dei topi da laboratorio, come dei bovini. Perché se tu, chi, a Roma si dice chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Cioè, quando tu perdi completamente la tua dignità, no? Quando tu non sei più capace di interpretare la realtà, quando tu ti trasformi come un subumano e diventi una iena famelica contro i tuoi simili, no? Perché questo è successo. È chiaro che anche chi gestisce il potere è ancora più facile per lui schiacciarti, perché tu non hai più dignità, sei un pezzo di carne inutile, cioè sei uno scafandro vuoto, un guscio vuoto, senza anima. Quando gente andava in chiesa con la mascherina e al posto dell'acqua santiera ci hanno messo la mucchina. La mucchina al posto, cioè distrutti tutti i simboli, distrutto i capisaldi del diritto, cioè gli abbiamo ceduto 200 anni di storia in cambio di che cosa? Di una salvezza che non è mai arrivata. Cioè, di fronte a una situazione di questo tipo, è chiaro, e il potere l'hai visto, perché chi ha gestito, chi ha orchestrato, oggi sta uscendo di tutto e di più. Cioè, questi non sapevano niente, non capivano niente, gestivano lì per lì le questioni. Ma era evidente, anche un cieco se ne sarebbe accorto, che questi andavano a buio ogni giorno, pregavano che non si accorgesse nessuno, perché sennò venivano trascinati in strada e squartati vivi in mezzo al marciapiede. Ok? Ritorno al discorso dell'omologazione. L'omologazione è fondamentale perché questo è l'effetto dell'omologazione. L'annullamento dell'individuo, della coscienza individuale in cambio di un magma indistinto di bovini che si comporta a bovini. Apri il recinto, chiudi il recinto, accendi la luce, spengi la luce, metti il mangime, marchi a fuoco e quando serve al macello e via bistecche. E perché loro non tollerano il mondo russo, non tollerano il mondo arabo, non tollerano il mondo cinese? Perché quel mondo è più difficile da omologare. Con noi stanno avanti anni luce, lì riescono a fare qualcosa nelle grandi città. L'opposizione a Putin lo trovi nelle grandi fattorie, nelle grandi aziende zootecniche, che sono Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, che sono le grandi città. Chi vota per i partiti di governo progressisti sono nelle grandi città, nella periferia, nella giungla, dove ci sono i selvaggi, alla Borrell, cioè lì c'è ancora dignità, c'è ancora umanità. Io ho fatto tante volte un esempio, no? Mi permetto di rifarlo, no? Io ero appassionato di zootecnia, no? Mi piacevano studiare gli allevamenti, come venivano selezionati i cani, no? In particolare i cani da lavoro, no? E c'è un fenomeno che si chiama la neotenia, no? La neotenia ci dice il grado di quanto un animale si discosta dall'evoluzione del lupo. Faccio un esempio: il molosso ha il muso schiacciato e ricorda il lupo cucciolo, quindi il molosso ha delle caratteristiche che ricordano molto da vicine quelle del lupo quando è cucciolo, quindi è un animale pigro che si muove poco, è molto infantile nei comportamenti. L'estremo opposto c'è l'husky, c'è il malamute, ci sono quelle, il lupo cecoslovacco, ci sono quelle specie che assomigliano anche fisicamente al lupo adulto e che hanno delle caratteristiche molto simili al lupo adulto. In mezzo ci sono tutti quegli animali da lavoro in cui la fase del gioco è stata prolungata agli estremi e sono i cani da riporto, sono i retriever e quant'altro. Tutta questa operazione di selezione è stata fatta negli allevamenti attraverso delle tecniche di selezione artificiale e che hanno portato appunto ad avere le specie diverse che hanno delle caratteristiche, ovvero degli standard ben determinati. Ecco, la stessa identica cosa è stata fatta con gli uomini. Se voi guardate i moldavi, guardate gli ucraini, quando hanno già 14-15 anni, hanno già le facce di adulti. Quando andate in Medio Oriente, andate in Yemen, vedete un ragazzino di 15, 16, di 20 anni, sembra un uomo. Da noi a 30 anni sembra ancora ragazzini. Guardate una squadra di calcio, no? Guardate Dino Zoff. Dino Zoff aveva 70 anni anche quando ce n'aveva 20. Era già adulto, era già maschio. Cioè, sprizzava testosterone da ogni poro. Cioè, oggi i nostri maschi, secondo me, producono anche meno testosterone perché lo si vede anche nel fenotipo. Cioè c'è un abbassamento dei livelli di testosterone. Se voi prendete un husky, un animale ritenuto poco evoluto, no? Cioè perché non è addestrabile, perché è capoccione e testone, e prendete il border collie, no? Che è il campione dell'agility, li abbandonate in un bosco,
Secondo voi, quale animale ha più probabilità di sopravvivere? L'husky o il border collie? L'husky. L'husky o il carlino? L'husky. Perché noi abbiamo, oggi noi riteniamo che essere più intelligenti vuol dire saper fare più cose, ma questo vuol dire semplicemente essere più addestrabili. Cioè, oggi l'uomo non è più intelligente, l'uomo è più addestrabile. L'uomo è stato addestrato. Ma infatti, Cosa? Giorgio, se posso dire, tu hai citato giustamente la neotenia, questo così mantenimento di tratti, come dire, infantilizzati fino All'età alla adulta. morte, no? Cioè, noi ci distinguiamo dai primati che perdono dopo qualche anno questi tratti eretti. Ma l'altro processo che tu metti insieme, perché sono questi due processi che ci hanno reso quello che siamo, è la neotenia e quella che viene chiamata la domesticazione. Cioè, la Esattamente, domesticazione è certo. stata studiata straordinariamente proprio in Russia, no? C'è ancora attivo un laboratorio e hanno visto che lentamente, lavorando con gli animali in un certo modo e prendendo la razza sempre più, come dire, accondiscendente, si è arrivati ad avere quello che era una volpe argentata o qualsiasi altro animale che lentamente ha accettato la vicinanza all'uomo, cambiando anche i tratti morfologici, fenotipo. Quindi la domesticazione messa insieme alla neotenia sono i fenomeni che ci hanno trasformato. C'è il bel libro di Pietro Buff che parla proprio di questo. In effetti è vero, quello che dice è così. Ora noi dobbiamo solo sperare, credo Giorgio, te lo rimando come sollecitazione, in un processo di speciazione, perché non rimane che questo, cioè a un certo punto la coscienza che si amplia e uno dice vabbè. Quei pochi procedono verso, sperando di essere talento, procedono verso una parte, che è una parte ancora da aprire, da esplorare, perché, come dire, la specie, la neoteoria e la domesticazione ci hanno proprio inglobati, ci hanno tenuti dentro una sorta di sviluppo pensato da altri. Ecco quello che No, dicevo. ma il problema di fondo è pensare che il tuo padrone sarà sempre un padrone benevolo, è quello il problema, perché è chiaro che io ho avuto due cani per una vita e i miei cani hanno avuto una vita di lusso, no? Perché io l'ho trattati bene, perché l'ho trattati non come figli, perché i cani non vanno trattati come figli, l'ho trattati come animali, ma ho trattati come animali in maniera degna, crescendoli nel miglior modo possibile, lasciando i loro spazi. I miei cani non hanno mai visto il guinzaglio, e non è che li ho addestrati con la frusta. Ci siamo, diciamo, conosciuti e abbiamo piano piano capito quali erano i miei limiti, quali erano i loro limiti. Insomma, i miei cani hanno vissuto tutta la loro vita praticamente senza, e avevo una lana e un pastore tedesco, senza mai andare al guinzaglio. Se vedevano un altro cane non lo aggredivano, se vedevano il bambino con la pizza non gli andavano a strappare la pizza e quant'altro. Però spesso la vita del cane può essere quella alla catena per tutta la vita. E sì, puoi vivere alla catena e avere per tutta la vita un pasto caldo. Perché poi il cane che sta alla catena al pasto caldo gli arriva, o puoi vivere da lupo in cui digiuni per 10 giorni e poi magari riesci a catturare un alce e te lo mangi. E questo, cioè, noi oggi viviamo nell'intima convinzione che il nostro fattore sarà un fattore benevolo. Perché in questi anni noi abbiamo vissuto nel benessere e ci siamo convinti che tutto sommato ci hanno fatto andare avanti, ci hanno fatto progredire. Ma quello che non è stato capito è che il nostro benessere era funzionale alla guerra fredda. Cioè, noi dovevamo far schiattare d'invidia il mondo sovietico. Nel momento stesso in cui il mondo sovietico è collassato, a noi ci hanno tolto tutto e siamo ritornati ad essere quello che eravamo, cioè delle bestie della fattoria. E che siamo anche troppe. Quindi, se qualcuno ogni tanto finisse al macello, non sarebbe neanche male, perché oggi, attraverso l'automazione, tanti lavori li si possono fare. Oggi, no, tutti sono contenti. Adesso io ho deciso di boicottare tutti i ristoranti nei quali c'è solo il QR code e non c'è il menu cartaceo. Cioè, ma dove sta scritto che io devo andare Sì, al ristorante con lo smartphone? Cioè, ma dove sta scritto? stiamo Cioè, facendo ma anche perché io devo questo. andare al ristorante con lo smartphone? Cioè, se io non c'ho lo smartphone, che faccio? Non vedo il menu. E il cameriere è complicato, sono tanti piatti. Ho capito, è un problema tuo, ma mica è un problema mio. Ma dove sta scritto che io devo venire al ristorante con lo smartphone? Però anche lì, questo strumento te l'hanno reso necessario. È una protesi. Tu domani non potrai fare più nulla senza lo smartphone. E questo che cos'è? È un altro processo di domesticazione. Quando vedi i cartoni con mio figlio, oramai è tutta un'esplosione di tecnologia. Cioè, tutti questi personaggi dei cartoni per i bambini sono dipendenti, interdipendenti dai dispositivi elettronici. E le città sono le nostre fattorie, dove voi trovate
le persone più coerenti, più conformi, eccetera, è nelle grandi città. E il luogo dell'omologazione qual è? La scuola e l'università, che sono i campi di addestramento. Dov'è che voi avete trovato l'obbedienza più cieca e assoluta? Nelle scuole, nelle università, nei posti statali, ovviamente, e all'interno delle multinazionali. Questi sono i centri dell'addestramento. Al di fuori di questi c'è la giungla di Borrell. Ma caro Borrell, ti do una notizia, la giungla è la salvezza. La Sì. giungla è la salvezza. Cioè, Sì. nell'azienda zootecnica, quello che ti aspetta è quello di... com'era? Non è un paese per vecchi, no? Quel pungiglione che ti appoggiano sulla fronte con l'aria compressa e pam, caschi per terra stecchito. Perché questo è quello che ti aspetta, non c'è altro, signori miei. Alla fine l'applicazione delle politiche malthusiane per loro diventa funzionale a tenere in piedi pochi e funzionare il sistema. Certo, ma Anche perché certo, ma così l'abbiamo detto. riducono, riducendo la richiesta, riduci anche i consumi e risolvi tutti i problemi ambientali. Ma certo, ma scusate, ti interrompo, ma tu l'hai visto anche con la pandemia, no? Loro Certo. vogliono che lavori soltanto la Sì. gente affidabile, no? Certo. Cioè, Chiaro, chi si è chiarissimo. funzionato è affidabile, chi non si è funzionato non è affidabile. Certo. Cioè, nelle università, cioè loro parlano di democrazia, ma io ho fatto dei webinar con della gente, ordinari delle università, sociologi, che nelle proprie università avevano paura di parlare. Medici che avevano paura di parlare, medici che parlavano con altri medici e facevano bravo, bravo, altri medici, continua così con la tua lotta, però loro non si esponeva Ah, perché avevano paura. Però erano certo. quelli che quando ti parlavano dei professori che avevano rifiutato il giuramento al fascismo, ah, quelli sono eroi. Poi quando è arrivato il fascismo a casa loro, si sono curvati tutti. E quei pochi che hanno mantenuto la schiena di vita sono stati criminalizzati. Sì. E Pasolini, e qui ritorniamo al discorso iniziale, era odiato da tutti perché era scomodo per tutti. Era scomodo per tutti. Non piaceva la destra, non piaceva la sinistra, non piaceva il centro. Perché? Perché era uno che ragionava con la sua testa, perché non era funzionale a nessuno. Perché poi oggi è stato fantastico, no? Ieri c'era Travaglio da Giletti, no? E ha parlato di una manifestazione di filo putiniani che è stata fatta qualche anno fa fuori dalla sede del Fatto Quotidiano, no? Sì. Sapete chi l'ha organizzato la manifestazione? Io. Entrammo dentro la sede del Fatto Quotidiano, discutemmo con Maddalena Oliva, la vice direttrice, Sì. ma la cosa più interessante fu che noi accusavamo Travaglio di ciò che Travaglio oggi accusa il sistema dell'informazione sull'Ucraina. Però quando era diretta contro di lui, a quel punto ci sono venuti dei filoputiniani, senza citarmi. Fido Pulidiani ante litteram, perché io tra l'altro parlavo della Siria all'epoca, quindi figuriamoci, no? E capisci? E sta gente, perché poi uno oggi Travaglio, a me mi tocca condividerlo sulle mie pagine, perché ogni tanto dice delle cose di Dove? buon senso. Sì, Ma non è lo utile, vedo, lo perché a vedo. differenza di un Pasolini, lui non abbraccia la questione nel suo insieme, lui si limita nel settore che gli serve, che gli fa comodo, perché lui lo sa già come finirà sta storia, e lui si vuole ritrovare bello seduto, accomodato sul tavolo del vincitore, però mantenendo il suo appeal rispetto a un determinato pubblico che lui non si vuole alienare, no? E quindi lui dice una cosa, ne dice mezza, e sta gente purtroppo oggi non ci serve a niente. Purtroppo non ci serve a niente. È utile per una battaglia, ma è inutile completamente per la guerra. Sì. Va bene, Giulio, facciamo ancora un ragionamento insieme a Giorgio, poi lo liberiamo con la promessa che Sì, quando vuoi, quando hai assolutamente. tempo, quando ti farà piacere, se torni da queste parti, vieni a trovarci ancora al nostro format. Fra un anno, io non ti faccio fretta quando vuoi. Vai, Giulio. No, Giorgio, io quello che ho detto all'inizio lo credo davvero perché ho sperimentato, l'ho seguito, ho letto, ho visto e quindi allora chiederei a un biologo che faceva il fotografo ma che poi è diventato invece, come dire, una sorta di occhio puntato laddove accadono cose complesse ed un intellettuale che ha, come dire, la forza pasoliniana di raccontare e di raccontarsi. Cosa ne pensi al momento degli intellettuali? Cioè la classe, sai che prima Gramsci e poi Pasolini si erano fatti tutto un discorso sugli intellettuali. Pasolini diceva, scriveva su Krauss, è una guida spirituale dell'aristocrazia operaia o della borghesia colta. Poi alla fine ha scritto, poi alla fine ha scritto non è più la guida spirituale, ma è il buffone di un popolo e di una borghesia in pace.
Ecco, questa è come erano cambiate, no? Da quando lui le ha conosciute agli anni 70, la visione dell'intellettuale. Oggi che sono passati, come dire, una quarantina, cinquantina d'anni, l'intellettuale cosa è diventato? Sono quelli che abbiamo visto in televisione durante il periodo più delirante degli ultimi anni, asserviti, voci sempre a favore. Ma è contro, oppure c'è una speranza che finalmente la parte intellettuale ritorni, no? A dare sollecitazioni e spinta e slancio alla società. Il problema degli intellettuali fondamentale è che il mondo della cultura è completamente militarizzato e quindi il cosiddetto intellettuale, termine ambiguo che vuol dire tutto e niente, è che è una persona che è completamente dipendente dal sistema e che non ha un minimo margine di autonomia perché sennò sarebbe fatto fuori. Cioè, voi pensate il povero Freccero, no? Che fino a ieri era il paladino della sinistra in tutte le salse. Ha provato a dire qualcosa durante la pandemia, è stato uno dei pochi che ha attaccato il livello superiore e ha provato a descrivere una cupola oligarchica, un potere, ha messo in connessione Davos, Schwab e quant'altro, l'hanno preso e l'hanno completamente evaporato. Questa gente che spesso che c'ha i figli che fanno scuole che costano 30-40 mila euro l'anno, è gente che c'ha amanti, fidanzati, che gli piace il buon vino, che gli piace la casa a Capalbio, che gli piacciono i viaggetti, che gli piace ogni tanto farsi l'escort, che gli piace. Cioè, quindi è chiaro che se tu vuoi mantenere uno stile di vita di questo tipo, devi per forza dare al tuo mecenate quello che lui si aspetta che tu gli dia sostanzialmente. E questo è il problema di fondo. Al di fuori di questo mercato, al di fuori dei circuiti che contano, non c'è niente per sopravvivere e poter avere una vita degna e mantenere i propri figli. Io, bene o male, ho avuto la fortuna di riuscire a ricavarmi una mia nicchia, di avere un mio pubblico, ma se io dovessi campare con le testate giornalistiche, con i canali televisivi, io sarei morto e sepolto e stavo con Just Eat a consegnare le pizze con la biciclettina elettrica, nella migliore delle ipotesi, no? E C'è quindi sempre è questa chiaro, ma gli immagine artisti, no? Ma molto voi vi esaustiva. ricordate? Ma voi vi ricordate la lettera dei musicisti a Draghi? Cioè, sembrava Sire, per cortesia, con la testa sotto i tuoi piedi, noi ti chiediamo di, sì, vada, punturateli, dategli 16 Green E Pass, ma poi che anche vengano ai muore. nostri concerti, che paghino i biglietti, così noi possiamo mettere la benzina nella Lamborghini, perché se no proprio non ce la facciamo, no? Gli artisti, provate a entrare nei circoli degli artisti, è tutto un autoreferenziale, è tutta una liturgia, è tutta una fuffa, che, cioè tu oggi ci avresti talmente tanto da leggere, da analizzare, da capire, da concettualizzare. Ma chi è che è disposto a pagare per quel tipo di letture e concettualizzazioni? Chi è disposto a pagare per gli U2 che fanno una canzone di rottura che arriva a milioni di persone e fa il mazzo così, no? A Zelensky, a Biden e quant'altro? Perché quella è gente che sposta automaticamente milioni di persone. Ma perché sono stati scelti gli U2 e non altri? Perché li hanno profilati, perché sanno che Fedez, la Ferragni, quando loro affidano milioni di followers a un individuo, sanno che quello si mangerebbe le feci calde della madre pur di rimanere lì dove sta. Capito? Cioè, li cercano affidabili, hanno perfettamente capito il loro profilo, ma il Savonarola, l'eretico, pensate che gli metteranno mai in mano milioni di followers? Ad uno che ha in mano la capacità di lettura e di linguaggio potente, no? Un fumettista, vignettista, che arriva a milioni di giovani, con un messaggio potente di rottura, ma voi pensate che lo fanno crescere in quel modo lì? Che lo mandano su Netflix, che gli fanno fare la serie su Netflix? Questi sono perfettamente, perché sanno che gli piace, sanno che il loro ribellismo è funzionale a far credere che esista un ribellismo, che il ribellismo paghi, ma è un ribellismo contro la parte sana della società, che è quella tumultuosa, quella attiva, quella che vorrebbe fare, quella che vorrebbe crescere, quella che vorrebbe un posto al sole, perché questa ricerca del benessere è un motore, è quello che ha portato avanti la vita fino adesso. Ma voi pensate veramente che arriverà il buon fattore che ti darà il mondo verde, con tutte pale eoliche, con il cloud che fa scendere i dati dal cielo, no? A me questa cosa mi manda al manicomio il cloud. Ma ci sono delle città sotterranee fatte di cavi, di tubi, di server che consumano gigawatt e Sì. gigawatt a settimana e quello te lo spacciano per green. La digitalizzazione è green. Nel 2030 un quinto dell'energia prodotta e consumata sarà consumata per i processi di digitalizzazione.
che il cloud, no? Viene dall'alto, la nuvola che fa scendere i dati e fa salire i dati, fa scendere i dati e fa salire i dati. Provate a entrare in una città sotterranea dove ci sono i server, provate a immaginare che cos'è di consumo di materiali, materiali nobili, terre rare, consumo di energia. Allora mi devo togliere dalla mente di vedere mai né Giorgio Bianchi né, che ne so, il professor Orsini a Sanremo che fanno. Sì, certo. Non succederà Alla mai, gogna, alla purtroppo. gogna. Però, quando insomma Giulio poi ha parlato degli intellettuali, a me è venuto un punto in mente Freccero, Orsini, Giorgio Bianchi, non lo so perché, comunque, magari sarò dissonante, ecco. Allora, Giulio, che dire? Io non voglio trattenere ulteriormente Giorgio per non affaticarlo, visto insomma Sì, i suoi 65 precedenti. minuti e mi casca la testa dal collo, No, io lo infatti, dico, mi si no, no, stacca no, no, proprio. no, no, infatti ti ringraziamo di cuore per questa tua partecipazione. Contiamo di riaverti naturalmente più in là quando vorrai, quando potrai. Ci farà sempre enorme piacere e che dirti, ti abbraccio forte. Se vieni da questa parte, naturalmente, che vieni a trovare gli amici, dimmelo che finalmente ci rivediamo di persona. La Giulio. Calabria è veramente, io non l'ho mai capita la Calabria, l'ho capita solo durante la pandemia, cioè la Calabria è l'avanguardia proprio, cioè un avamposto, veramente. Io ho detto, guarda, qui l'Italia può sprofondare, qualsiasi cosa succede, io mi rifugio in Calabria, quindi Bravo, bravo Giorgio. oramai amo la Calabria, la mia veramente terra di adozione proprio. Grazie, grazie per queste parole. Giulio, grazie per questa opportunità che ci hai dato. Siete due appassionati viscerali di Pasolini, quindi vi siete capiti certamente. Assolutamente sì. Va Grazie Giorgio, bene, veramente grazie di grazie. questa Noi ci vediamo domani sera. possibilità. Domani doppio appuntamento e come al solito ci lasciamo con il nostro grido di battaglia. Siate guerrieri e rimanete guardinghi, sempre. Un abbraccio, alla prossima, buona serata, ciao.